la zona che va da Mongerbino fino a San Nicola è forse una delle più belle della costa nord siciliana, o meglio, probabilmente lo dico per un fattore affettivo. Sono cresciuta qua e ho visto e ho esplorato questi fondali e me ne sono innamorata da allora. La Formica, che è uno scoglio che emerge a circa 2 chilometri qui dal diving, proprio un po' per le correnti, un po' perché è un sito protetto. Come possibilità di immersione è uno dei punti forse più belli del Mediterraneo vicino alla costa, solo le isole come Ustica o Favignana o le altre isole siciliane sono un gradino superiori. Eppure a poche miglia da questo posto incantato c'è una zona fortemente inquinata, che è la nuova missione di Abyss Clean Up. Finalmente siamo tornati a Porticello per la pulizia, perché abbiamo fatto un sopralluogo l'anno scorso ed è una discarica in realtà figlia di una serie di mareggiate che hanno distrutto un vecchio stabilimento balneare. Lì esisteva un lido con il solito noleggio, affitto delle gabbine e tutto il resto, e poi c'era un ristorante. Quando è stato sequestrato è stato sigillato, ma successivamente vandalizzato, quindi tutto quello che c'era dentro adesso lo troviamo nello spazio antistante. Negli anni si è notato che i rifiuti si sono raccolti soprattutto in quelle zone. Abbiamo avuto l'autorizzazione ovviamente dalla capitaneria di porto, qua di Porticello, per chiudere lo spazio, quindi è interdetta la navigazione e tutto lo spazio intorno alla zona dove raccoglieremo. Non si può transitare con altre barche, non si può ormeggiare, non si può fare il bagno fino a quando noi facciamo la raccolta, fino a quando siamo lì a operare. E poi, una volta raccolti i rifiuti, con questa meravigliosa barchetta di appoggio ce ne andremo in porto a scaricare in una zona che è stata appunto designata proprio dal comune e dalla capitaneria. Saranno i retini nella barca d'appoggio. Andremo a coppie per facilitare la raccolta, quindi Maraiche andrà con Filippo e Giampiero andrà con Simone. Questi non mancano mai. No, questi sono una maschera. Questa, allora, è la tua maschera. Grazie, molto. Non trovavi. Quanto siamo stati in acqua più o meno? Un'oretta e mezza. In un'oretta e mezza, diciamo, questa praticamente abbiamo riempito una barca di rifiuti, ancora ci sarebbero da fare fondamentalmente un altro paio di mesi di raccolta. Ma i rifiuti in zona sono davvero tantissimi, e non solo sul fondale. Abbiamo raccolto una cassetta poco fa, proprio qua all'ingresso del porto, che era chiusa, una cassetta del pesce che era chiusa con sacchi di plastica, fascette. E all'interno c'erano un sacco di gamberi morti, una puzza più schifosa che abbia mai sentito nella mia vita. Non ci si può credere, non è pesce, non è, sembra puzza quasi di gas. Abbiamo ripulito una piccola porzione della zona che dovevamo ripulire, ovviamente anche per appunto questioni di mezzi, di persone, di tempo, di costi, ma ci sarebbe da togliere veramente quintali e quintali, se non tonnellate, di immondizia. Un paio di camion di rifiuti li riempiamo lì, cioè sott'acqua hai visto, sembrava un tappeto di... Sì. E ancora ce n'è un sacco. In effetti, per bonificare tutta questa zona potrebbero servire settimane di lavoro continuo. Sebbene il fondale sia molto basso, la quantità dei rifiuti impone grossi sforzi anche per lo smaltimento a terra. Ma quali soluzioni tecnologiche potremo adottare in futuro per assicurarci maggiore continuità ed efficienza per la pulizia dei fondali? Beh, qualcosa già bolle in pettola. Instincts going low, looking bad, like a bat with an eye patch. All black through the woods with a backpack.
Spark one time, get the whole city looking like a dark set of orange when I burn it down. What it is, what it do, whole clique getting live in the talk of the town. Let my city had a mouth and it wouldn't shut up on a hunt for a crown. When they get it, I'ma burn it cause nobody in the